tutti, innanzitutto, il compito che ho oggi è quello di dare riscontro ad alcuni dei quesiti che erano stati formulati e il primo che mi capita sotto mano è appunto quello relativo alla questione. Viene chiesto se ho una SD non riconosciuta, quindi priva della personalità giuridica, regolarmente iscritta nel registro CONI, che ha solo codice fiscale perché fa solo attività nei confronti dei propri associati. Chiede però all'associazione se necessariamente deve associare tutti i partecipanti alle attività istituzionali proposte, oppure, così come avviene per l'SRL, per l'SSD, può semplicemente limitarsi a tesserarli all'ente sportivo di riferimento. Io voglio soffermarmi su questo quesito perché secondo me lascia la possibilità di chiarire una cosa molto importante. Noi abbiamo la possibilità, perché l'articolo 90 ci consente tre tipologie di forme di costituzione dei nostri soggetti sportivi: associazione o società di capitali, sportiva dilettantistica. La scelta di preferire il contenitore associativo, dobbiamo avere la consapevolezza che deve essere una scelta di sostanza. Nel senso che se noi scegliamo di costituire un'associazione, non è solo perché voglio fare l'associazione sportiva e pagare meno di tasse, ma è perché effettivamente c'è una condivisione alla base dei soggetti che decidono di mettersi insieme e che decidono di aderire anche successivamente alla vita e alla realtà associativa. Ecco allora che l'istinto, l'affectio di entrare a far parte dell'associazione per condividere non solo la pratica sportiva ma anche quelle attività sociali ulteriori rispetto alla pratica dell'attività devono necessariamente esserci. E se ci arriviamo a situazioni patologiche in cui si decide di associare solo i membri del consiglio direttivo e tesserare tutti quelli che fanno l'attività perché così è più facile prendere le decisioni ed è più facile gestire l'attività, io mi permetto di dire che forse quelle non sono delle genuine realtà associative, perché di condivisione effettiva non ce n'è tanta con tutti quelli che partecipano all'attività. Quindi è vero che la norma fiscale ci consente di agevolare dal punto di vista del trattamento sia i corrispettivi specifici per l'attività sportiva che riceviamo dai soci e dai tesserati, quindi sicuramente c'è la possibilità di rivolgersi a soggetti che rimangono all'interno di quel nucleo predeterminato al quale facevamo riferimento prima con l'avvocato Martinelli e a cui si riferivano il dottor Cologna e la dottoressa Messina, che siano quindi associati o anche solo tesserati o che siano tutte e due le cose. Però è fondamentale capire che se siamo un'associazione, un corpo associativo, un vincolo sociale di condivisione deve necessariamente esserci. Quindi non è necessario tesserare per forza tutti quelli che sono, che entrano a far parte del, che svolgono attività presso la nostra realtà associativa, però è importante che una condivisione associativa ci sia, perché altrimenti si costituisce un ente che ha un'altra natura. Perché se ci limitiamo ad associarci in due, in tre e a fare attività nei confronti di 150 tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale, forse di associazioni non abbiamo tanto. E quindi io vi invito, perché è una domanda che viene fuori molto spesso durante i convegni che facciamo grazie al CONI in tutte le province, quindi l'importanza che dovete necessariamente dare alla scelta di costituirvi in forma associativa e a quel vincolo associativo che deve essere comunque effettivo. Ferma restando la legittimità di trattare agevolmente in maniera agevolata dal punto di vista fiscale anche i corrispettivi che derivano da soggetti che siano soltanto tesserati all'ente di promozione o alla Federazione Sportiva Nazionale, così come confermato dall'Agenzia delle Entrate. Un altro quesito si chiede: in caso di elezione o rinnovo di un consiglio direttivo di una SD, il presidente deve essere indicato in sede di assemblea da tutti gli associati oppure i neoconsiglieri possono scegliere il nuovo presidente tra di loro? E poi ci sono tutta una serie di domande in merito alle modalità di sostituzione delle cariche all'interno della realtà sportiva. Faccio una premessa prima di poi dare una risposta concreta a tutti i quesiti. È fondamentale che voi diate una maggiore importanza allo statuto dell'associazione, perché lo statuto è il vostro regolamento, è la carta d'identità della vostra associazione. Quindi limitarsi a prendere dei facsimili senza vagliarli in maniera effettiva, sottoscriverli, registrarli e metterli nel cassetto, l'errore più grande che voi possiate fare. Perché? Perché poi non sapete come dovete eleggere il presidente.
E quando poi l'Agenzia delle Entrate viene a fare il controllo e vede che non avete convocato regolarmente l'assemblea e tutta quella serie di violazioni che vi siete sentiti dire e menzionare più volte, nasce da una cattiva conoscenza del vostro statuto. E oltre i requisiti dell'articolo 90 e del 148, tutti gli altri vincoli li decidete voi, perché non ve li impone la legge. E quindi, se mettete, come diceva l'avvocato Martinelli, l'obbligo di delibera del consiglio direttivo per accettare i soci, poi queste delibere le dovete fare, perché altrimenti non avete associati fino a quando non li avete ammessi. La stessa cosa se prevedete una convocazione dell'assemblea, e ce ne sono ancora, per raccomandata R, se poi queste raccomandate R ogni anno non vengono inviate, non avete rispettato le modalità di convocazione dei soci. Per cui, a tutte le domande che mi sono state formulate e che adesso per logica un po' alle quali per logica andrò un po' a rispondere, la premessa è: la risposta sta nello statuto di chi ha formulato la domanda. Quindi il presidente deve essere, nel caso di dimissioni del presidente, il nuovo presidente deve essere eletto secondo le modalità del vostro statuto. C'è la possibilità che, in caso di fino a quando non si verifica, non viene fissata la nuova assemblea elettiva, all'interno del consiglio direttivo venga nominato, se c'è un vicepresidente piuttosto che un altro consigliere, o il consiglio direttivo stesso abbia la possibilità di svolgere le attività di straordinaria amministrazione fino a nomina del nuovo presidente. È il nuovo presidente che deve eleggere il vicepresidente, oppure spetta l'intero consiglio direttivo? Lo dice il vostro statuto. Spesso capita che il vicepresidente venga comunque nominato in seno al consiglio, salvo che non ci sia la previsione che venga eletto in sede di assemblea elettiva. Nel caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente, se nominato unicamente dal presidente, può sostituirlo in tutte le sue funzioni fino a scadenza naturale del mandato. Si dovrà tornare a nuove elezioni. Vale quello che avete deciso. In caso di variazione di alcuni dati dello statuto di un'associazione, ad esempio la sede legale o la denominazione, il verbale di variazione deve essere registrato e protocollato con il pagamento dei relativi diritti di registrazione? È importante e fondamentale che tutte le modifiche dello statuto vengano successivamente registrate, perché ce lo richiede la normativa fiscale, non ve lo chiede la normativa sportiva. Quindi la federazione continuerà a affiliarvi e il CONI accetterà la vostra iscrizione al registro, ma per poter godere delle agevolazioni fiscali tutte le modifiche allo statuto vanno registrate. Attenzione, perché molto spesso, e questo anche a livello di riconoscimento della personalità giuridica della regione, viene consigliato per esempio dati quali l'indirizzo preciso della sede legale, magari nello statuto non state a indicare necessariamente via, numero civico, interno, è considerato comunque sufficiente l'indicazione all'interno del comune, in modo che la semplice variazione del civico piuttosto che della strada non vi comporta l'obbligo di una nuova modifica dello statuto, perché altrimenti avete ovviamente l'obbligo di registrarlo, soprattutto se varia la denominazione. È possibile tesserare minori? Se sì, da quale età? Sì, è possibile tesserare minori. Ci sono alcune federazioni che prevedono degli obblighi di età minima per poter essere tesserati, dipende caso per caso. In sede di assemblea i minori possono votare? Allora, i minori sono innanzitutto loro i vostri associati, quindi sicuramente sono loro che devono essere convocati all'assemblea, e la loro presenza vale ai fini della costituzione dei vari quorum che eventualmente ci possono essere nei vostri statuti. In linea di massima il minore non vota fino al raggiungimento della maggiore età, però ripeto, deve essere necessariamente convocato, perché lui è un vostro associato alla pari di chiunque altro. In caso di chiusura di associazione occorre che intervenga un operatore abilitato dell'Agenzia delle Entrate, o è sufficiente che il verbale di chiusura sia consegnato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate da recare al rappresentante? Non è, specialmente per le associazioni semplici, non c'è assolutamente la necessità di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, neanche per le altre fattispecie. È sufficiente però che si seguano una serie di adempimenti, quindi che ci sia comunque una messa in liquidazione dell'associazione, che ci sia il periodo di liquidazione in cui si saldano i debiti e i crediti dell'associazione. Chiuse queste attività di liquidazione, si provvede a verbalizzare l'effettiva cessazione dell'associazione,
col verbale di assemblea straordinaria che ratifica questo, si va in Agenzia delle Entrate, si chiude codice fiscale, partita IVA e l'associazione non esiste più dal punto di vista giuridico. Ultimo quesito è relativo alla una società sportiva senza scopo di lucro, non abbiamo sponsor, gestiamo una concessione demaniale per conto dei soci nel porto di, in un porto per l'ormeggio di imbarcazioni, non facciamo attività commerciale, non distribuiamo dividendi, facciamo un bilancio anno approvato dai soci, facciamo un giro d'affari di circa 25.000 euro, il denaro accantonato viene reinvestito per le associazioni, abbiamo un libro cassa, che incombenze fiscali abbiamo? Allora, se effettivamente l'attività è solo ed esclusivamente di carattere istituzionale, quindi prendiamo per buono tutto quello che è inserito tra i presupposti dello statuto, è ovvio che dovete tenere una contabilità minimamente ordinata, ma non avete obblighi di registri firmati piuttosto che di apertura di partita IVA e quant'altro. È importante però avere tutta la documentazione necessaria alla predisposizione comunque a fine anno di un rendiconto economico-finanziario, nel quale abbiamo in evidenza naturalmente solo l'attività istituzionale, perché di commerciale non ce n'è, quindi non ci sarà bisogno di separare nulla. Mi permetto però di fare una segnalazione per una recentissima sentenza che è stata pubblicata ieri della Corte di Giustizia Europea, proprio in merito all'attività di rimessaggio delle barche. La Corte di Giustizia è andata a considerare non valida, quindi illegittima, un'agevolazione che era stata prevista dai Paesi Bassi in merito al non assoggettamento ad IVA dei corrispettivi per il rimessaggio delle barche effettuato da parte di associazioni senza scopo di lucro, però la norma prevedeva che l'esenzione valesse anche per noleggio di posti ormeggio e deposito di imbarcazioni rese ai soci di associazioni nautiche, anche se non necessariamente utilizzate per la pratica dell'attività sportiva. Quindi il presupposto che prevedeva la norma era semplicemente che fossero dei soci e che fossero ormeggiate da parte di queste associazioni, i corrispettivi venissero incassati da parte di queste associazioni. La Corte di Giustizia dice che può valere l'agevolazione IVA in virtù di quelli che sono i presupposti della normativa comunitaria solo ed esclusivamente per l'ormeggio delle imbarcazioni, seppur da parte di associazioni senza scopo di lucro, ma per imbarcazioni che siano strettamente necessarie alla pratica dell'attività sportiva. Altre imbarcazioni, anche solo per attività ricreativa dei soci dell'associazione, quindi che non vengono utilizzate per praticare sport, i corrispettivi per l'attività di noleggio non possono essere agevolati dal punto di vista delle imposte sul valore aggiunto. Quindi tenetene comunque conto ai fini della valutazione di quella che può essere la pratica e l'utilizzo dell'agevolazione esistente anche in materia interna. La dottoressa Saccaro provvede alla prosecuzione dei riscontri. Grazie mille.